amici della Coppa d'Africa, benvenuti agli Ulivi Village per l'andata dei quarti di finale playoff. In campo Mali e Sudafrica. Ci ho pensato. Prende palla con la Neri sull'out di destra, prova ad accentrarsi il numero 10, libera al sinistro in angolo Scudino. Calcio l'angolo per il Sudafrica, palla sul secondo palo e Ciani è tutto solo e va in rete, 1-0. Natali allarga sulla sinistra per Aidari, rientra il numero 2, palla fuori, ancora per il numero 10, con il sinistro, raso terra, buca il portiere, trova il pareggio, 1-1. Con la Neri lotta sulla propria tre quarti e poi se ne va sull'out di destra, salta tutti gli avversari, mette sul secondo palo dove arriva Ciani, ancora il numero 8, doppietta per lui. Graziani prende campo il numero 9, imbucata dentro per Ciani al limite dell'area, ancora Ciani, tripletta 3-1 del Sudafrica. Mali sotto di due reti, punizione ribattuta, al limite c'è Stangellini che con il destro buca il portiere, 3-2. Mali in attacco con Natali, 1-2 che si concretizza con Aidari, al limite dell'area il numero 2, apre per Natali, sotto la traversa, 3-3, ripristinata la parità. Prova la sortita offensiva al Sudafrica, ma c'è il break del Mali che adesso può ripartire 2 contro 2 con Terlizzi, salta un avversario, arriva al limite dell'area, ne salta un altro, poi entra in area e batte il portiere, gol strepitoso, 4-3 vantaggio Mali. Con la Neri vuole puntare tutta la difesa avversaria, riesce ad entrare in area, messo giù, arriva il fischio dell'arbitro, calcio di rigore. Lo stesso Colaneri al punto di battuta, palla forte e poco defilata sulla sinistra, batte il portiere, ancora parità agli Ulivi Village, 4-4. Aidari mette dentro per Natali, salta due avversari e poi al volo, trova la porta, nuovo vantaggio del Mali, 5-4 in apertura di secondo tempo. Terlizzi. Si muove un compagno sulla destra, non è visto perché Terlizzi vuole fare tutto da solo, salta due avversari, mette dentro e poi c'è la sfortunata autorete di Ciani, doppio vantaggio per il Mali, 6-4. Con la Neri vince un rimpallo, ha di fronte tre avversari e poi Scudino evita un gol già fatto. Un minuto al ventesimo. Calcio l'angolo, palla fuori per Con la Neri che va al volo e ancora Scudino. Due gol da recuperare per il Sudafrica che però perde palla, uno contro uno di Natali che salta anche il portiere, adesso ha tutta la porta davanti, si accentra il numero 10 e va ad appoggiare il più facile dei gol, triplo vantaggio del Mali, 7-4 con Natali. Pochi istanti al termine, Sudafrica che prova il break per accorciare quantomeno sul doppio svantaggio, ma arriva ora il triplice fischio del direttore di gara. Nell'andata dei quarti di playoff il Mali vince 7-4 sul Sudafrica. Diciamo in 5 era molto complicato anche il caldo, quindi ha un po' influito sul risultato, però alla fine abbiamo trovato una buona squadra come avversario, bravi ragazzi, un buon portiere. Alla fine ce l'abbiamo fatta con 3 gol di differenza, però secondo me la partita di calcetto, andata e ritorno, c'è tutto ancora da giocare.